Buonasera, Dimitri Sosa. Insomma, è stata una gara dai tanti volti, più 21 per Reggio Calabria nel terzo quarto. Hai provato a recuperarla e poi? Sicuramente una gara da play-out, che ci aspettavamo tanta fisicità da Reggio Calabria, che è una squadra che magari non ha rotazioni lunghissime, ma ha giocatori di qualità in quel quintetto e mettono sempre fisicità. Noi abbiamo avuto momenti positivi in questa gara e purtroppo non siamo stati costanti, quindi questi momenti di magari mancanza di concentrazione ci hanno fatto perdere la partita oggi. Che differenze hai trovato rispetto alla gara vinta da voi qui in quel mercoledì nella fase orologica? Io penso che sia stata abbastanza simile a una gara tra alti e bassi, sempre una gara molto fisica. E in quella gara siamo riusciti a portare via la vittoria, ma comunque è una serie lunga e ci aspettiamo tanta fisicità e una serie di molta qualità. Ne parlavo con coach Robustelli, ho visto Valerio Costa, che è l'ex di turno, perché lui è di qui, è di Reggio Sì. Calabria, l'ho visto molto molto arrabbiato. Adesso sarà compito del coach trasformare questa rabbia, che indubbiamente Certo. avete, in positività, perché si gioca tra pochissimo. Certo, adesso non abbiamo tempo per lamentarci di questa sconfitta, anche Reggio Calabria non ha tempi per celebrare la vittoria, tra 2 giorni si rigioca, dobbiamo essere concentrati e dare tutto in quei 40 minuti. Rispetto all'andata, si è sentita la presenza di Jan de Fal sotto Sì, canestro? sicuramente è un giocatore che sotto canestro fa tanto, spinge, segna, prende rimbalzi, è un giocatore che sicuramente dà una dimensione diversa alla squadra di Reggio Calabria. Serie aperta? Certo, continuiamo a dare il nostro meglio e cercare di salvare la stagione. Ci vediamo tra pochissimo. Ci vediamo tra un Grazie. paio di giorni.